Io lo devo dichiarare bugiardo qui in quest'aula, non una volta, più di una volta. Mamma 10 volte. Buccetta, lei... Io sono arrabbiato con costui. Ma arrabbiato, lascia stare, non ti arrabbiare perché si arrabbia dei cani. In 400 pagine di interrogatorio non ho mai toccato a nessun problema familiare di nessuna persona. Ma io... È molto strano il comportamento di un uomo d'onore, il quale lui è, parlare delle mie vicende personali di famiglia. C'è di più. Che l'unica verità che lui dice in questa aula è che mio fratello aveva un'amicizia molto cara con lui, però lui sta dimenticando in questo momento di essersi seduto insieme a tutta la commissione per decidere la fine di mio fratello e di mio nipote, avendolo calpestato anche qua. Lui doveva solo limitarsi a non parlare della mia famiglia. Perché Penoleggio era un galantuomo, anche se era un corleonese. Muto. E dice quello che ha fatto. Muto. Penoleggio. Tu parli di Leggio, parli di Bagarella. Tu quando parli di corleonese, ti avessi a lavare e sguazzare la bocca. Ma io me la lavo. Ti avessi a sguazzare la bocca bene con l'aceto. E me la cerco con l'aceto. Ti avessi a lavare la bocca tu quando parli di corleonese. Conosce, ha mai sentito parlare nell'ambiente che ha frequentato di Cosa Nostra, associazione criminale Cosa Nostra? Guardasse che io sono avvocato, non ho frequentato nessuna criminale Cosa Nostra e quindi non conosco. La domanda è se riconosce l'esistenza. Non ho se ne ha sentito parlare. Non ho sentito parlare. Non ha mai sentito parlare di Cosa Nostra, no. Non conosce questa organizzazione? No. Non sa nulla di questo? No, avvocato. Quindi l'ha letta soltanto sui giornali? Ma sentite la televisione, il giornale, sì. Lei è imputato di numerosissimi reati, come lei saprà. Che cosa ha da dire? Io solo le dico una parola. La violenza non fa parte della mia dignità. Gliela ripeto, la violenza non fa parte della mia dignità. Ho capito perfettamente. La ringrazio, signor Presidente. Io desidero farle un augurio. Io vi auguro la pace, signor Presidente. A tutti voi io auguro la pace. Perché la pace è la tranquillità e la serenità dello spirito e della coscienza. È quella che ci vogliamo anche noi. Che per il compito che vi aspetta, mi deve scusare, signor Presidente, la serenità è la base fondamentale per giudicare. Non sono parole mie, sono parole del nostro Signore, che lo raccomandò a Mosè, quando deve giudicare che ci sia la massima serenità. Che è la base fondamentale. E vi auguro ancora, signor Presidente, che questa pace vi accompagnerà nel resto della vostra vita, oltre a questa occasione.